Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. È appena finita, si è conclusa la conferenza stampa di Apple, il keynote, proprio circa 2 minuti fa. Quindi questo è il video a caldo delle mie impressioni e di cosa ha presentato Apple a questo keynote settembre 2021. Quindi vi faccio il mio solito video che faccio ogni anno per andarvi a elencare velocemente quello che è stato presentato appunto quest'anno al keynote. Ovviamente ho qui i miei appunti perché non posso ricordarmi tutto. Ho preso appunti mentre vedevo appunto la conferenza, ma partiamo subito velocemente. Ovviamente il dispositivo più atteso di questo keynote è l'iPhone, i nuovi iPhone. E iPhone 13, quindi saranno chiamati così, sono chiamati così, non 12S come si sentiva un po' vociferare in giro, quindi sono i nuovi iPhone 13. È stato confermato l'iPhone 13 mini, quindi avremo la nuova lineup di iPhone, quindi iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max, uguali come l'anno scorso, quindi la stessa linea, la stessa lineup. Ma andiamo per ordine, vi parlerò dei nuovi iPhone più avanti. Vi parlo e vi spiego come in scala, come è stato presentato da Apple. Hanno iniziato a parlare, sono partiti da iPad. Cosa è successo? Cosa hanno presentato? Velocemente è stato presentato il nuovo iPad 2021, l'iPad quello standard, quello base con il Touch ID, quello più accessibile a tutti, quello che va bene per gli studenti, quello più economico. Lo hanno aggiornato rispetto a quello dell'anno scorso, infatti è il nuovo iPad 2021. Parliamo di un iPad con un display da 10.2 pollici. In questo video mi vedrete spesso abbassare la testa perché, ragazzi, sto leggendo i miei appunti. Quindi, display da 10.2 pollici, Touch ID classico, design uguale a quello dell'anno scorso. Processore, hanno utilizzato la 13 Bionic, quindi non uno degli ultimi. È più veloce del 20% rispetto all'iPad standard del 2020. Sostanzialmente non cambia tantissimo, è più veloce. Ha la fotocamera frontale ultra wide, però sostanzialmente rimane lo stesso iPad base standard classico dell'anno scorso. Andando avanti, hanno presentato il nuovo iPad mini e questa è la grande, diciamo, novità parlando del mondo iPad. Perché? Perché il nuovo iPad mini 2021 è stato rivoluzionato, è stato completamente rimodernato, ha la stessa forma, lo stesso design degli iPad Pro, cioè squadrato. Prende esattamente le forme nuove di Apple, degli iPhone e del nuovo iMac, quindi design rinnovato. Parliamo di un display da 8.3 pollici TrueTone, Liquid Retina Display, quindi molto molto risoluto e buono. Abbiamo il Touch ID, non ovviamente quello classico rotondo perché è un display full screen, quindi non abbiamo i bordi con il Touch ID come sui vecchi iPhone, ma abbiamo il Touch ID sul pulsante di accensione paro paro come i nuovi iPad Pro. Poi abbiamo la porta USB di tipo C e 5G. Camera 12 megapixel, camera posteriore singola da 12 megapixel, credo sia la 12 megapixel classica che troviamo sugli iPhone 12. Anteriore ultra wide a 122 gradi, quindi con un ampio raggio. Doppio speaker, quindi per un audio molto molto forte. Ragazzi, io non sono riuscito a capire che processore monta questo nuovo iPad mini, non l'hanno detto, mi informerò e magari vi farò sapere. Quindi molto molto bello ragazzi, display piccolo, questo iPad Pro in miniatura è davvero molto molto potente. Poi hanno fatto vedere tutte le funzioni di iOS 15 anzi di iPad OS su questo nuovo iPad mini, nuovi
Sono anche i colori, abbiamo il bianco, il nero, l'oro. Ragazzi, non ricordo benissimo alcune cose. Purtroppo hanno detto talmente tante cose che alcune cose forse le ho saltate. Questo è il nuovo iPad mini. Passiamo all'Apple Watch, ragazzi. Hanno presentato il nuovo Apple Watch Series 7. Tutti ci aspettavamo un cambiamento per quanto riguarda il design, perché in rete vociferava, c'erano delle foto che il nuovo Apple Watch Series 7 dovrebbe avere dei bordi squadrati in stile iPhone 12, lo stile squadrato, diciamo, dei nuovi prodotti Apple. Invece no, ragazzi, sorpresa, il nuovo Watch 7 è sempre uguale all'Apple Watch 6, quindi con lo stesso design, quindi è stondato. Cosa hanno fatto? Cosa lo differenzia dall'Apple Watch Series 6? Il display, perché ha meno bordi e il display è più grande. Ci dicono che il display è più grande del 40%, 70% più luminoso della serie 6, quindi già il serie 6 è molto molto luminoso, ragazzi, 70% più luminoso dell'Apple Watch serie 6, sinceramente non lo riesco a immaginare, sarà un faro quel display. Il vetro è più resistente con una sigla WR50, quindi antigraffio, antiurto, molto più resistente di quello vecchio, ricarica più veloce, nuovi colori e sostanzialmente non ci sono dei sensori in più rispetto alla Apple Watch Serie 6, è una miglioria sul display, è più veloce, ma nuovi cinturini, però non ho notato sensori in più o qualcosa, diciamo, di innovativo. Passiamo ragazzi agli iPhone 13, ai nuovi iPhone, diciamo quelli che tutti stavamo aspettando con più ansia, il sottoscritto in primis. Hanno presentato per prima il 13 standard, non il Pro. Cosa cambia rispetto al 12? Il form factor, il design è sostanzialmente molto simile al 12. Cosa cambia rispetto al 12 sul nuovo 13? A livello di design, la notch, il quadrato, scusate, che abbiamo sopra il display dove c'è la fotocamera anteriore e lo speaker è stato ridotto, è stato rimpicciolito. Hanno spostato la capsula auricolare superiore mettendola proprio sul bordo e hanno spostato anche la fotocamera. Quindi il notch per la fotocamera anteriore è più piccolo, il Face ID. Quindi questa è la parte più sostanzialmente modificata rispetto al 12. Per quanto riguarda il posteriore, cambia la posizione delle fotocamere, non sono più una sopra l'altra, ma una di traverso all'altra. Hanno aggiunto il colore rosa per le donne. Ora parliamo delle caratteristiche. Che cosa li differenzia rispetto al 12? Il display è il 28% più luminoso, ovviamente OLED. Il processore è un Apple A15 Bionic, 50% più veloce rispetto all'iPhone 12. Lo hanno fatto davvero. Riesce a elaborare 15,8 trilioni di operazioni al secondo. Fotocamera, io l'ho detto prima, dual camera, sempre da 12 megapixel, con la stabilizzazione sul sensore, come era l'anno scorso l'esclusiva sul 12 Pro Max. Quest'anno la stabilizzazione non solo sulle lenti, ma direttamente sul sensore, lo hanno tutti gli iPhone 13. Abbiamo la ultra wide da 12 megapixel, migliorata, più luminosa. Hanno aggiunto la funzione Cinematic Mode sui video. Che cos'è? È l'effetto ritratto sui video. Riesce a sfocare la parte posteriore e a mettere a fuoco il soggetto. Tra l'altro, pare, ancora non l'ho testato ovviamente perché non ho qui con me il nuovo iPhone 13, che la messa a fuoco cambia in automatico in base a dove guardiamo. Se guardiamo l'obiettivo, rimaniamo a fuoco noi e sfoca il posteriore. Se ci giriamo e guardiamo, per esempio,
un tizio che abbiamo sulla nostra destra pare metta a fuoco lo sfondo e sfochi noi, quindi una funzione davvero bellissima. Video ovviamente 4K HDR Dolby Vision, saranno 5G, batteria 2,5 ore in più rispetto al 12 e sul mini 1,5 ore in più rispetto al 12 mini. Avranno il MagSafe, lo storage è cambiato, è scomparsa finalmente ragazzi il taglio da 64 giga a favore finalmente del 128 giga, 256 e 512 giga. Questo per quanto riguarda sostanzialmente gli iPhone 13. Ve l'ho detto veloce ragazzi, c'è molto di più da dire, però queste sono le cose principali. Passando ai Pro, abbiamo il 13 Pro e il 13 Pro Max. Quest'anno finalmente non c'è differenza di funzionalità tra il 13 Pro e il 13 Pro Max, sono simili, cambia solamente le dimensioni, per fortuna. Anche qui ovviamente notch più piccolo, processore 15 Bionic, 50% di grafica in più, display ProMotion, qui cambia rispetto al 13 normale. Sui Pro finalmente abbiamo il display ProMotion HDR Super Retina con la frequenza di aggiornamento variabile che arriva fino a 120 Hz. Sì ragazzi, finalmente lo schermo a 120 Hz anche sugli iPhone, esclusiva dei Pro, non c'è sui 13 normali, quindi finalmente abbiamo uno schermo a 120 Hz che è variabile, in automatico sa lui dove far andare lo schermo a 120 Hz e quando abbassare la frequenza a 10 Hz per risparmiare batteria, finalmente è una figata assurda. Poi, per quanto riguarda il comparto fotocamere, sul 13, sulle versioni Pro, le fotocamere cambiano rispetto al 13 normali. Ovviamente abbiamo tre fotocamere più il sensore LiDAR. Queste tre fotocamere sono migliorate rispetto al 12 Pro e al 12 Pro Max dell'anno scorso. Abbiamo una fotocamera wide classica, un telefoto che passa a 3x di zoom ottico rispetto a 2,5 dell'anno scorso sul Pro Max. Quest'anno abbiamo il 3x ottico sul Pro normale e sul Pro Max e la fotocamera ultra wide migliorata anch'essa, più luminosa e quant'altro. Ragazzi, poi approfondiremo meglio sulle fotocamere, c'è tanto da dire. Poi abbiamo la funzionalità direttamente sull'app videocamera, fotocamera, videocamera, video cinematic. Anche qui riusciamo a girare dei film, hanno fatto vedere degli esempi ragazzi di video girati, anzi film girati dall'iPhone 13 Pro. E con l'effetto sfocato dietro, in pratica ragazzi è una reflex a tutti gli effetti, hanno girato proprio dei veri e propri film con il 13 Pro e hanno aggiunto dei nuovi effetti a posteriori, una volta che scattiamo le foto possiamo modificarle e migliorarle con nuovi effetti. Zoom ottico 3x che arriverà non so quanto in digitale, quindi si spingerà penso fino ai 20x. E andiamo avanti, ProRes Video solo sulle versioni Pro, quindi anche Pro Foto e Pro Video migliorati. Per quanto riguarda la batteria, 1,5 ore in più rispetto al 12 Pro e 2,5 ore in più sul 13 Pro Max rispetto al 12 Pro Max dell'anno scorso. Per quanto riguarda lo storage, è scomparso ovviamente anche qui il 64 giga. E abbiamo 128 giga di partenza, 256, 512 e ragazzi un terabyte di memoria sugli iPhone Pro, un terabyte, io un terabyte ce l'ho sul mio iMac. I preordini partono dal 17 settembre, quindi tra 3 giorni possiamo già preordinarli e il ritiro e le consegne sono previste, se non erro, entro la fine di questo mese. Ragazzi, ve li ho riassunti davvero velocemente, c'è tanto da dire. Se mi sono piaciuti, sì. Quest'anno andrò di 13 Pro bianco, penso 256 o se riesco anche 512 giga. Sono rimasto soddisfatto, mi aspettavo un iPhone 13 così. Bello, molto bello il 13 normale e anche il 13 mini, ma fantastici i Pro, con schermo a 120 Hz, e fotocamere molto molto migliorate, e zoom ottico 3x, e video cinematic e quant'altro. Ovviamente sono tutti impermeabili, e IP68.
E niente ragazzi, non mi dilungo più di tanto, questo era solo un video a caldo dei nuovi iPhone 13 e 13 Pro e del nuovo, dei nuovi iPad e del nuovo Watch, Apple Watch serie 7. Quindi se avete domande da farmi scrivetemelo qui sotto, giù nei commenti, ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate voi di questo keynote, dei nuovi prodotti, dei nuovi iPhone soprattutto presentati da Apple. Io cercherò di prenderlo il prima possibile, sicuramente prenderò il mio iPhone 13 Pro intorno alla metà del mese prossimo. Ovviamente arriveranno i video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.